Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Freddy the Tortoise Store, canale di collezionismo dove troverete recensioni di action figure come questa che state guardando. Se siete collezionisti iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i video futuri. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente Diego. E oggi siamo qua per parlare di Black Panther, la nuova action figure targata Hasbro della serie Marvel Legends direttamente dal film Black Panther. Dietro troviamo questa bellissima immagine appunto di Black Panther, davanti la solita nostra finestra dove possiamo vedere i pochi accessori che ci sono nella confezione. Ma non perdiamo tempo e andiamo subito a fare la recensione. Ok, eccoci con la nostra action fuori dalla scatola. Partiamo con l'altezza 16 cm. Ok, facciamo una veloce panoramica. Allora, partiamo dallo sculpt che lo trovo davvero fantastico. È praticamente l'attore. Fantastico. Nulla da dire. Snodi alla testa. Possiamo guardare giù, possiamo guardare su in un modo eccezionale. Abbiamo davvero uno snodo al collo pazzesco. La parte che collega il busto alla testa, ovvero questo pezzo qui, è fisso, quindi non si può muovere. Poi abbiamo le spalle, possiamo arrivare fino a qui. Butterfly joint alla spalla. Rotazione nella parte superiore del bicipite. Doppio snodo nel gomito. In questo caso mi sento di segnalare una fragilità nello snodo del gomito, quindi fate molta attenzione. Molto delicato. Poi abbiamo la mano che può ruotare ovviamente e anche lo snodo su e giù. Poi snodo al petto, abbiamo questo che ci permette di andare giù così e andare indietro così. E poi abbiamo la rotazione con un piccolo clicchetto del busto. Poi le gambe possono arrivare fino a qui, forse un po' limitate per un Black Panther. Poi rotazione della coscia. Doppio snodo molto più robusto in questo caso del ginocchio e poi abbiamo lo snodo al piede, perfetto, davvero fatto bene. E ovviamente abbiamo anche qui la rotazione della caviglia per poter fare posizioni, ad esempio così. Al collo ovviamente abbiamo la collana, ricordo che questa è la versione del film, quindi quella con la tuta potenziata, quella che assorbe i colpi per poi esplodere. E quindi abbiamo la collana che, come vediamo nel film, può indossare e togliere la tuta solamente con il pensiero. E questo è il nostro Black Panther. Ok, questi sono gli accessori, abbiamo due paia di mani, una a destra e una a sinistra, in posizione di attacco con le unghie che vengono fuori. E poi ovviamente abbiamo la nostra maschera, quindi una seconda testa con la maschera indossata, davvero bella. Anche lei con i colori viola e nero.
Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, l'action figure è fantastica, non ho trovato nessun tipo di difetto, assolutamente, bellissima, davvero fantastica. Quindi diciamo che l'Hasbro sta viaggiando proprio sulla strada giusta. Come accessori sono pochi, però giustamente a Black Panther non è che potevate metterci chissà che, magari qualche mano in più, ecco, tutto a più, però va benissimo così. Secondo me è fantastica, quindi consigliata. Jason? Allora, è molto bello, io avrei messo un accessorio in più, la testa con gli occhi da mano. Come quelli sulla scatola. Sì, potevano farlo. Molto sì, bello. Sì. Ok, ricordiamo che di questa versione ce ne sono due, c'è questa che è quella originale, diciamo uscita classica, e poi hanno fatto una limited edition dove c'è lui con il costume nero, praticamente senza segni di potenziamento, e quella deve ancora uscire. Tu quale preferisci, viola o nera? Viola. Viola, sì, è molto bella. Bene, detto questo io vi ringrazio come sempre di averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like o un commento se la recensione vi è piaciuta e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.